Con lo spettacolo teatrale Memorie di Gio Zangara si è concluso l'evento Sere d'Estate a Villa Rendano, una fortunata kermesse di teatro e musica che dal 9 giugno, tutti i giovedì, ha registrato il sold out, regalando a tanti cosentini, oltre a spettacoli di altissimo livello, la suggestione di un panorama mozzafiato. Devo dire che questa intuizione che ho avuto di realizzare un cartellone tra musica e teatro, impegnativa su alcuni spettacoli e più goderecce in altri, ha funzionato bene. L'ultimo spettacolo porta la firma di Ernesto Rico, noto attore e regista teatrale calabrese, da sempre molto legato alla propria terra e attento a riproporre sul palcoscenico storie che, pur indagando sul passato, vengono rese straordinariamente attuali. All'età di 9 anni non sapeva né leggere né scrivere. Volevo ieri a scuola, ma mio padre mi teneva a travagliare alla campagna. Non pensò mai a me. Pensava solo a Iddu stesso. Come ultima serata c'è il genere cosiddetto teatro dell'attore, dove l'attore che racconta questa storia di questo anarchico di origini calabresi che nell'America del 1933 attentò alla vita del presidente americano Roosevelt. In quella fase morì addirittura il sindaco di Miami e fu condannato alla sedia elettrica. Orrico ne fa una ricostruzione nella quale mette in rilievo, con la visione contemporanea, anche del problema dell'immigrazione nostra a quei tempi. Con Memorie di Gio Zangara si concludono le attività artistiche e culturali di Villa Rendano. Una breve pausa e poi a settembre si ricomincia con nuovi progetti e tante attività. Da settembre partirà il nuovo programma che abbiamo già definito ma che stiamo mettendo a punto proprio in questi giorni. Avremo sicuramente delle attività culturali di grande spessore, però nello stesso tempo abbiamo anche in mente di poter continuare questo genere di attività perché c'è gente che vuole ancora partecipare a un discorso culturale, però più immediato.